prima cosa, dai. Mi lascia arrivare. Siamo proprio da questa, da quando sei tornato dalla Corea con questa medaglia al collo, ti sei inserito immediatamente in questa nuova rosa del Brescia, i ritmi di Roberto Boscalli sempre molto intensi, e anche quando sei stato chiamato in causa, insomma, sei sempre stato in vetrina e sempre disposto alla grande. Ultima prestazione da sottolineare, quella inamichevole mercoledì anche con due gol. Sì, diciamo che sono tornato carico e soprattutto fisicamente pronto, perché in Corea ho giocato 6 partite quasi tutte da 90 minuti e niente, mi sono subito inserito abbastanza bene con i compagni, questo nuovo Brescia, perché erano più le persone che non conoscevo. E soprattutto negli schemi del mister sono molto precisi e gli allenamenti molto intensi. Diciamo che sono inserito molto bene da quando sono tornato dalla nazionale. C'è bisogno di leader in questa squadra, comunque siete abbastanza giovani. Tu sei al terzo anno col Brescia. Ti senti pronto per prendere in mano le chiavi di questa squadra, anche per la tipologia del ruolo che hai? Ti senti pronto a prenderti le responsabilità del caso? Beh, sono convinto che il leader non lo faccia la carta d'identità. Cioè, una persona può essere leader anche a 20 anni, come può essere Pogba, la Juventus, come possono essere i grandi campioni. Noi, sotto questo punto di vista, non abbiamo tanti ragazzi, diciamo, vecchi o esperti. Dobbiamo puntare molto sul gruppo. Abbiamo visto come siamo dei giovani e possiamo essere giovani coraggiosi, come è stato il secondo tempo di Spezia, o dei giovani un po' timorosi, come è stato magari il primo tempo di Spezia. Se noi siamo squadra e siamo coraggiosi e non presuntuosi, se giochiamo come il secondo tempo di Spezia possiamo, secondo me, giocare anche col Cagliari, squadre che hanno, per esempio, giocatori con più esperienza. Non avendo leader, non avendo singoli che da soli possono risolvere le partite, dobbiamo puntare tutto sulla squadra e sull'altruismo, sulla solidarietà tra di noi, e penso che il Carpi l'anno scorso sia la dimostrazione più grande di quanto il calcio ora sia un gioco di squadra. Un tempo c'erano gli 8 giocatori che correvano e le due punte c'erano quello che volevano e risolvere le partite. Adesso il calcio è cambiato e io credo che con 11 che rimano nella stessa direzione, anche con una squadra, contro una squadra che magari ha grandi giocatori, si fa fatica a giocare. È un po' quello che ha detto Paolo Castellini proprio anche in seguito di presentazione, parlando di questo nuovo Brescia molto giovane, però l'ho sottolineato con grande qualità, soprattutto quella dei ragazzi, del fatto di essere molto disponibili e dare sempre il massimo in campo. Questo proprio perché, secondo lui, credo tu sia d'accordo, proprio perché l'hai ribadito anche adesso, in Serie B, quando c'è un gruppo che ha coraggio, penso sia un po' il credo anche del mister, e la mentalità giusta, può dare delle soddisfazioni a una squadra, insomma, il Carpi, come hai ricordato. Sì, io sono convinto di questo. In Serie B più che in Serie A, dove la qualità ovviamente si alza, il gruppo è fondamentale. Me lo ribadiva sempre anche mister Javorcic in primavera. Siamo partiti, mi ricordo il mio secondo anno, con praticamente in ritardo di 2 settimane rispetto a tutte le altre primavera, e ce la siamo giocata con tutti, con Inter, Milan, e non avevamo singoli forti, però avevamo un grande gruppo e tutti rimanevano nella stessa direzione. Mister Boscaglia più o meno la stessa filosofia di Javorcic. Il fatto che nel tuo reparto sia calata un po' di concorrenza, cosa ti dà? Sei uno di quelli che ha bisogno di avere tanti compagni bravi quanto lui o più di lui nel ruolo per dare qualcosa in più, o sei uno che ha bisogno di più sicurezza, di più tranquillità? Ma dipende dai punti di vista. Diciamo, sono felice adesso che voi diciate anche che è il mio reparto, perché prima non sapevo dove ho giocato un po' in mezzala, ho giocato un po'. Adesso in quella posizione lì mi trovo bene e cerco sempre di adattarmi a seconda dei compagni con cui gioco. So che da solo non risolvo le partite e conto molto sulla fiducia e anche sul compagno che mi sta vicino, perché se so che lui mi dà forza e io do forza a lui, gioco meglio, gioco molto più sereno. Questo, come la penso io da soli, non si fa niente. Però è chiaro che per il ruolo che occupi devi essere più nel vivo della situazione. Cioè, abbiamo visto anche ieri
chiaro, tu dici il gruppo e così, però poi dopo ci sono dei momenti della partita in cui il giocatore di qualità, come sei tu, deve prendere in mano la squadra, no? Sì, 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 sono momenti, se ricordo anche la partita, diciamo, vera che abbiamo fatto a Spezia, qui anche il mister diceva sempre Moro tra le linee, sempre Moro, e sì, mi fa anche piacere perché dove c'è fiducia c'è anche responsabilità, e so di essere una pedina importante perché negli ultimi 30 metri riesco ad essere imprevedibile, e questo però succede se hai due centrocampisti che corrono tutta la partita, se hai gli esterni che fanno i tagli giusti, se hai la punta che si muove tanto come Abate, si sta muovendo tanto, e appunto se sono da solo, ripeto, non faccio niente. Le ultime 30 metri riesco a essere, posso essere imprevedibile, e ho aiutato ovviamente i movimenti dei compagni. A Spezia abbiamo visto spesso tanto lavoro da parte vostra, quando diciamo dei rifinitori per quartisti, e poi la palla che una volta arrivata la tornava sempre indietro. Quanto c'è bisogno in questo momento di una prima punta? Chiaramente c'è Andrea che è infortunato, chiedo quanto del tuo gioco può dipendere dalla presenza di un cambio. Ma secondo me per la filosofia di gioco che ha il mister, la mancanza di gol o appunto la mancanza di cinicità, si dice così? Cinismo. È dovuta non alla mancanza di un vero bomber, ma secondo me anche dai pochi inserimenti di esterni o trequartista o centrocampisti che comunque possono e devono fare gol. Questo secondo me è quello che vuole il mister. Poi ovvio ritornerà Andrea, che è bomber di area rigore, poi non so se arriverà qualcuno o meglio, e sicuramente per il nostro 4-4-2, 4-2-3-1 che sfrutta molto gli esterni, i cross, un bomber d'area di rigore ci sarebbe molto utile. Le tue ultime stagioni sono state un po' strane, nel senso che tanti proclami, tu che magari facevi delle ottime partite, poi magari sparivi, e così anche gli allenatori. Tante belle parole spese nei tuoi confronti, ma poi alla fine magari ci si vedeva poco in campo. Sì, diciamo, questo è stato un anno particolare, abbiamo cambiato tanti allenatori e devo dire che avevano speso buone parole per me, e per quanto riguarda Giacconi mi ha fatto crescere molto, mi ha buttato nella mischia, mi ha fatto esordire, e lo ringrazierò sempre, come Javorcic, che Javorcic lo conosco da molto più tempo. E appunto guardavo anche gli altri miei compagni, amici che giocavano in primavera, e molti faticano a giocare anche in Lega Pro, quindi io col Brescia adesso ho una trentina di presenze, posso essere soddisfatto, potevo farne molto di più dal mio punto di vista, però ho detto, è stato un anno veramente difficile per tutti, e chi ha scelto di farmi giocare o di non farmi giocare avrà avuto i suoi motivi. Io quello che posso fare è allenarmi sempre bene, poi il mister la sceglierà. La sensazione è che quest'anno però le cose fosse andate. Forse sì, magari no, magari entra un altro, fa 10 gol e magari gioca lui. E tu qualche domanda te la sei fatta, perché sono passati tre allenatori sono tanti, con nessuno di questi tre, anche se Javorcic come dice un po' ti conosceva, Giacconi ti aveva buttato nella mischia, vabbè Calori quello ti conosceva di meno, però con nessuno di questi tre sei riuscito a importi. Se hai fatto le domande hai detto boh, magari sto sbagliando qualcosa io. Ma allora io mi ricordo con Javorcic, se non sbaglio, ho fatto 7 partite, 4 le ho giocate. Quindi ho giocato tanto con Javorcic. Con Giacconi il girone d'andata sono stato in panchina, se non sbaglio, 4-5 volte, quindi o entravo, 10 le ho fatte da titolare. L'ultimo periodo con Calori e tutto il marasma che c'era, mi sono stirato anche 2 volte al rientro. Io in primis dicevo che non stavo bene perché non avevo ancora raggiunto la condizione fisica, tra uno stiramento e l'altro ottimale, quindi le scelte poi di magari non andarmi in tribuna o di non farmi giocare, quelle posso sicuramente accettare. Un anno così, magari le mie prestazioni sono andate un po' più in ombra, se ci fossimo salvati magari sarebbe stato anche positivo per me. Qual è stata la prima cosa che ti è passata per la testa quando si è accusato di pescare di seguito? Diciamo che speravo e
comunque ero quasi certo, perché ne parlavamo da molte settimane, che nell'arrivo di questo ripescaggio e anche giocare in Serie B, io ho visto anche l'anno scorso qualche partita di Lega Pro, anche un campionato tosto, che sono quasi due sport diversi, e le nostre tre categorie A, B, Lega Pro sono proprio quasi due, tre sport diversi. Giocatori di A farebbero fatica in Lega Pro, giocatori di B magari in A sarebbero protagonisti. E pensato a Brescia, i giocatori che sono passati da qua, la storia comunque. Cioè, Brescia si merita un palcoscenico come la Serie B, minimo. Quindi felicità ovvia. Perché ti sei trovato in un momento in cui magari, come ho detto prima, c'era meno concorrenza, quindi la possibilità di giocare sempre, e cambia drasticamente tra la Serie B e la visibilità che ti può dare la Lega Pro. Da qui in Serie B con un ottimo campionato si può anche spiccare il volo. Ci pensi a queste cose? O... Certo, ci penso. Pensavo anche alla Lega Pro come un campionato abbastanza chiuso, quasi. Abbiamo visto anche la Cremonese in Coppa Italia, un 3-5-2 quasi ultra difensivo, questi lanci lunghi per le punte, molto bravi a scopare. Campionato duro, anche io ho visto in Lega Pro, potrei essere diverso in Serie B, perché in Serie B ho un po' più spazi, posso accelerare, posso fare più casino. Ovviamente sono felice di questo ripescaggio, anche perché in Serie B può dare questo. Quell'Atalanta che ti aveva un po' snobbato da ragazzino, da bambino, adesso all'improvviso si è accorta di te. È tardi? Sì, è la politica che fanno tutti, non solo l'Atalanta. La politica che fanno tutti in Serie A, guardano i giocatori delle leghe inferiori che hanno giocato tanto, giocatori di nazionale, e cercano di prenderli per farli entrare nella loro orbita. Non so quanto di questo interessamento sia importante, sinceramente, però come l'Atalanta l'ha fatto il Bologna, quindi sono politiche che fanno le squadre di Serie A. Poi con l'Atalanta te la sott'occhio, perché sei di quei posti lì, c'era poco, sì. Ci spiegava poco non dirti a vedere. Probabilmente sì. Dice che i bambini bergamaschi nascono con la maglia dell'Atalanta nella culla, praticamente. Tu sei mai pensato all'Atalanta? No, sono andato un po' sbagliato dal punto di vista. Famiglia, ho sempre avuto un papà che tifava per il bel calcio, diciamo. Sì, è vero che a Bergamo i bambini nascono e sono Atalanta, diversamente da Brescia, che poi vabbè, dato che è tanti anni che magari in Villa Atalanta, tanti anni è anche difficile tifare Brescia che non sale mai, capito? Da quel punto di vista. Però vabbè, è una bella storia, che sono finito qua alla fine. Voglio bene a tutti e tutti mi vogliono bene. Okay. Grazie mille.